io ho avuto uno studio, voi conoscete Bologna? Sì. Ho avuto uno studio per 7 anni a Via Ugo Basti, sopra il self service di Via Ugo Basti. Tra l'altro, per esempio, le camicie, io vado da Roma a Bologna a comprarmi le camicie a Via Ugo Basti. Pago molte, organizzo delle scene, prendiamo la macchina e andiamo lì a mangiare pappagallo di Bologna. Mangio in maniera... Anche a Roma c'è un ristorante chiamato Il Bolognese, a Piazza del Popolo, che è di Bologna, però 200 euro a persona per mangiare, troppo. Però fa il carrello del bollito con tutto in argento, il carrello. Ma l'ho fatto pure a Milano. Ci andava Agnelli, ci andava Montezemolo, ci va, Schumacher, quando è venuto a Roma. I prossimi clienti di oggi come sono andati? No, sono arrivato adesso. Ah, adesso, sempre... alla sera. Sì, perché lavoro in studio il pomeriggio. Dov'è lo studio? Ce n'ho uno a Roma e uno a Sanremo. Questo è dei pensionati. Stavolta c'è stata sì, vabbè, stavolta, magari c'è da tempo. Ma sempre, cioè. No, sempre sono, so, vedi, sono sempre della CISL, vedi. Questa... sono sempre un po' distratto perché sempre la CISL, in Bologna, poi mi adeguo, ogni volta che c'è una manifestazione nuova, loro mi lasciano il nuovo vestito, il nuovo drappo, e sanno che io per loro sono uno sponsor e un sostenitore, quindi io c'ho una collezione di vari vestiti, di varie situazioni della CISL. E io gli avevo predetto prima che avvenisse, perché sono un amico di Fausto Bertinotti, lo metto in portella destra porta a porta, che sarebbe diventato una carica importante e l'hanno eletto dopo una settimana presidente della Camera. E in più avevo predetto 2 mesi prima delle elezioni il passaggio dalla destra alla sinistra. No, vengono anche quelli da destra. Più la sinistra. Io sono un amico di Pera, l'ex presidente del Senato, che veniva spesso, andavo io da lui. Conosco molta gente della via. L'unico è Fini che non andava, sennò anche la moglie di Casini, l'Azzurra Caltagirone, tutta la famiglia Caltagirone sono miei clienti. Ma io parlando di vedi quanto parlo 4 lingue più il giapponese che non l'ho scritto perché è l'arabo che non l'ho scritto, parlo 6 lingue. L'italiano più il calabrese che dicono che è un'altra lingua perché i calabresi sono calabresi. Che non è facile, se uno parla calabrese gli altri non capiscono, ma deve essere calabrese. Esattamente di dove? Di Cosenza città. Ah, di Cosenza.